Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Scoppiamo in creazione in regola. Sì, che bello! Allora, sì ragazzi, non ci credo nemmeno io, questo è uno scoppiamo in creazione in resina. Cioè, guardate quanto ho colato ieri. Sì, ci siamo divertiti. Allora, io partirei da che cosa partiamo? Non lo so, c'è l'incredibile qui su sto tavolo. Tiriamo via una farfallina di queste, giusto perché voglio vedere. No, vabbè, ma cosa sono queste farfalline? Aspetta, tiriamo via tutte. No, ma poi non c'è spazio. Allora, aspetta, questo tiriamo fuori dopo. E aspetta, un orsetto, giusto perché voglio vedere come sono questi orsetti lavatori. Vabbè, qui c'è una piccola, mannaggia, è uscita una bolla. Vediamone un altro. Questo qui l'ho presa, qua pure è uscita la bolla, mannaggia. Però sono carini, come decorazione. Sono carini gli orsetti. Cosa ho detto? Orsetti lavatori, no? Orsetti gommosi sono questi. Questo, come si dice, sto stampo l'ho preso su AliExpress. Bello questo. Mi è arrivato un po' di tempo fa, non hanno neanche le bolle questi due. Belli questi, guarda che carini, molto carini, sì, però anche questi apriamo dopo, perché prima apriamo qualcosa di grosso, tipo questo. Wow, bello, l'orsetto lavatore un po' più, lavatore, ancora sto lavatore, orsetto gommoso, non lavatore. Bello, sì, ci piace. Poi andiamo avanti, perché qui abbiamo un inverosimile da scoprire oggi. Allora, perché questo, wow, no vabbè, ma cos'è sta luna, è bellissima. Allora, perché questo scopriamo le creazioni? Perché ho finito tutti i charm per le mie cover, ho finito, cioè non ho più scelte per fare le nuove cover. Siccome devo fare delle nuove cover, ho detto ciao Tamara, mettiti sotto a fare qualche charm. Cioè, che gli vogliamo dire? Ma cosa gli vogliamo dire? Ma sto acqua marina qua, senza glitter, uno più chiaro e uno più scuro. Perché? Perché mi stava finendo la resina, gli ho raggiunta, ed è uscito uno più chiaro, uno più scuro, ma ci piacciono tutte e due. Poi, sto fioccone, bellissimo, guarda la luna, è bellissimo. Sì, ci piace tanto. Wow, sbrilluccica. Bella morte sua, ci piace. Poi, ma sti fiocchi? Vediamo. No, vabbè, io il rosa lo adoro. Cioè, ma poi questo fiocco, no? Che è il mio preferito. Tu come lo fai? Lo fai? È sempre una meraviglia sto fiocco. Non c'è niente da fare. Come lo vuoi fare? Lo vuoi fare? Sto fiocco è... Fabulous. Ecco, perché ultimamente mi esce questo Fabulous. Vediamo questo. Questo mi piace di più, per esempio, perché questo tende a lilla, mentre questo è proprio, c'è una macchia nera in mezzo alla via, mannaggia. Però questo rosa è fantastico, questo rosa, ragazzi, è proprio rosa confettoso. Io lo amo. Vabbè, voi lo sapete che io impazzisco per il rosa di tutte le salse, tutti i colori, ma questo è il mio preferito in assoluto. Vediamo questo. Sì, perché mi sono data la pazza gioia per col rosa. Qui ci ho messo anche le scaglie rosa, i glitter rosa, però di qua è uscito meno colore che di qua, non è proprio uniforme. Però vabbè, ascolta, non è uniforme, vogliamo dirci qualche cosa? Cosa ci vogliamo dire? Il più bello rimane sempre questo, anche se c'è sta macchia nera in mezzo alla via. Vabbè, vediamo invece questi altri due fiocchettini. Anche qui c'è una macchia in mezzo alla via. Oh, vediamo questo. Sì, ci piacciono. Ci siamo dati la pazza gioia col rosa, tutto rosa. Sì, ci piace. Guardate quanto è bello il rosa, io impazzisco. Vabbè, poi altro rosa più chiaro, bello glitterato. Sì, ci piace, ha voglia. Sì, ci piacciono. Sì. Poi abbiamo un lilla,
Un lilla con le stelline, sì, ci piace. Ha voglia, sì. Poi cioccolata rosa. Un po' troppo forte sto rosa però, eh? Mi piace più quello tenue, proprio quello pastello mi piace a me. C'è niente da fare, a me mi piace il rosa pastelloso. Soffissata, cioè guarda la differenza, no? Cioè capisci che questo è più delicato, più fine, questo invece è arrogante. Cioè, capito? Vabbè. Poi la coda di sirena, vediamo se sta coda di sirena. Sì, carina. Qua ci facciamo sopra una bambolina ed è perfetta. Poi andiamo avanti, sti due alette. Oh mio Dio! Ma sono bellissime! Ma perché è uscita sta macchia gialla in mezzo alla via? Non l'ho capito. Però queste alette sono fabulous. Oh, guardate che carine! Sì, ci piacciono. Total white con stelline, stelline, diciamo, lilla, sì, rosa lilla. Belle, 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 ci piacciono. Poi andiamo avanti, apriamo un po' di cioccolato, va. Beh, qua abbiamo usato, abbiamo, ma perché parlo sempre a plurale? Allora, qua ho usato, sì, intanto spulcio, perché mi dà noia, a me vede sto, ecco, bello, cioè c'è proprio color cioccolato, ho usato il pigmento, l'ho preso dalle Bimby, bello, scusate, si muove il tutto. Bello, ci piace questo idem con patate per fare le mie cover dedicate. Aiuto, non esce. Dedicata a Starbucks. Come mai sono usciti i glitter qua? Vabbè, sono usciti i glitter. Altra cioccolata. Io la cioccolata la preferisco proprio che sembri cioccolata, nel senso senza glitter. E vabbè. Poi vediamo Storio. Oreo, come si chiama lui? Sì, ci piace, bello. Perfetto. Quest'altro piccolino, sempre per fare ovviamente decorazioni varie. Aia, come mai è uscito di... è venuto via il tutto qua. Non ho usato la Resin Pro, ho usato la Res Chimica. Strano che mi ha fatto questo effetto, eh. No, questo non va bene, raga. Questo lo buttiamo. E lo stampo mi sa che è arrivato il momento su. Però io lo userei ancora un'altra colata a vedere cosa succede. Magari era rimasto qualche rimasuglio della colata precedente. Adesso forse gliel'ho tirato via tutto, per cui voglio provare. Poi andiamo avanti perché qua c'è un sacco di roba da scartare. Allora, stelle, stelline, stellotte. Sì. Sto giallo proprio stella, si può chiamare giallo stella? Sì, si può chiamare giallo stella. Quanto è bello? Sì, ci piace. Poi abbiamo, ah sì, un'altra cioccolata. Bella anche azzurra, dà un po' di vita. Poi ne abbiamo una verde, sempre per le cover. Aiuto. Starbucks, sì, anche se non è il verde Starbucks, perché quel verde lì che usavo dello smalto l'ho finito, non riesco più a trovarlo, a parte che non ho neanche cercato anche questo. Sì, oddio, sto verde me muore un po', eh. Sto verde me muore. Vediamo questo. No, questo ci piace. Oddio, è uscito un po' psichedelico sto verde. Però mi piace sto stampo della Starbucks. Mi piace un sacco. Sì. Beh, col cioccolato, una cover, no? Con questi colori qui. Poi ci mettiamo qualche biscottino, qualche stellina. Direi che è a morte sua. Cioè, a morte, sì, a morte sua. Apriamo quest'altro milkshake qua. Frappuccino, come si chiama lui? Eccoci. Ah, anche questo è uscito con i brillantini. E vabbè. Poi qua sopra ci va attaccato l'adesivo.
E andiamo avanti, anche questo sempre per... Che bella sta tazza, mi piace. Sì, ma sono uscite un po' le macchie stavolta. Come mai queste macchie? Ma io tanto ci metterò un adesivo gigante e copro tutto. Bello però, guarda. Bello, sì, ci piace. Vediamo invece i ghiacciolini. Ah, questo qui è uscito con le stelline sempre. Sì, carino. E poi abbiamo questi. Partiamo da questo qua rosa, dai. Questo rosa, sì, bello. Bello, bello, bello. Ci piacciono. Sì, guardate che carini. Poi ne abbiamo fatto uno al cioccolato. Bello. Poi uno ovviamente azzurro. Wow. Che belli, ci piacciono. E poi questo rosa, viola, lilla, blu. Che belli sti ghiacciolini. Sì, decorano tanto, sono proprio carini. Mi piacciono, sì. Poi abbiamo di tre fiocchette. Anche queste hanno le stelline all'interno. Questo invece è Total White. Wow, ma perché non ne ho fatto uno Total White oggi? Non lo so. Mi andavano i colori, cioè ieri, non oggi, ieri. E questo piccolo piccolo. Però guarda che bello il Total White. Vabbè. Biscotti, biscottini, questo è uno. Sempre per le decorazioni. Poi abbiamo un lecca lecca di topolino. Bello, opaco. Poi lo colorerò sopra. Ne abbiamo un altro al cioccolato. Eccoci qua, sono carini, sì, sono molto carini, molto molto molto. Poi un cuore biscottoso, sì, beh, questo giallo non è un granché, eh. Cioè questo giallo è bello per le stelle, ma per le altre cose non mi sconfì. Ma che è uscito qua? Ma che è sto biscotto? Che gli è successo? Ha preso un virus, che ha preso sto biscotto? Ma come mai? No, ragazzi, sto biscotto è da cistinare. Cioè, gli sono uscite macchie e morbillo. Cioè, sto biscotto. Beh, vabbè. Cestiniamo, comunque lo riproviamo. Sto stampo, vediamo. Ma non ho capito perché sono uscite queste macchie lilla viola io. Beh, vabbè. Andiamo avanti. Aia. Andiamo avanti, bello. Ecco, vedi, se forse ci mettevi qualche glitter, magari veniva meglio sto... vabbè. Andiamo avanti. Altro biscotto biscottoso. Però vedi, tra il giallo, che non sa né di te né di me, e sto color... Pff, vabbè, anche questo non è che... Vabbè. Poi... Cioccolato. Wow, lucidissimo sto stampo. Non so quante volte l'ho usato sto stampo, è ancora lucidissimo. Questo è uno dei primi stampi che ho fatto. Non mi ricordo neanche con che... Dovrei andarmi a rivedere il video. Bello questo biscotto, anche mi è uscito bene. Dai, qualcosa è uscita bene. Da poter utilizzare ovviamente per le cover. Qua mi si è sbruffato fuori tutta la cioccolata, perché non sono stata attenta ed è uscito questa brioche. Aiuto, mixata. No, ma tranquilla Tamara. Ma sì, dai, ma si può usare sta brioche maculata, no? Non lo so, vediamo. Cioccolato. Beh, questo sì, si può usare. E poi abbiamo la palla gelato. Ci piace, sì. Qui abbiamo un'altra stellina. Bellina, stellina. Poi abbiamo la brioche. Anche questa si può utilizzare assolutamente. Sì. Sto color biscotto l'ho usato col pigmento. Ed è opaco perché è una brioche, chiaro.
Qui abbiamo due biscotti, questi sono sempre carini, anche se lo stampo comincia a cedere. Però comincia a cedere, ma vanno bene lo stesso sti biscotti, perché comunque non devono essere lucidi. Vanno bene anche così, sono un po' più realistici, no? Capito? Vabbè. Poi, pala gelato ci piace. Biscottino ci piace e... Oh. Aia. E biscotto a cuore che ha avuto dei problemi. Ha avuto un po' di problemi sto biscotto qua, però noi lo useremo lo stesso. Va bene. Abbiamo sta ciambella. Wow, proprio biscotto, eh? Forse ci voleva una punta di giallo. Però vabbè. Sta a fa la pignola. Oddio, qua questa rosa è arrivata al limite, mi sa. L'ho usata talmente tante volte, sto stampo. No, ma guarda che bella sta rosa. Wow, bella, mi piace. Mi piace proprio il colore che mi è uscito. Bella, bella, bella. Poi abbiamo due macaroni. Aiuto. Non uscirà mai. Questa è uscita subito. E questa? Ok. Sì, dai che ce la fai. Dai, dai, dai. Dai che ce la fai. Bravissimo. Ah, che carini. Sì, ci piacciono. Poi, un'altra cioccolata. Più bella l'altra, però. Questa rimane più lucida quella dello stampo. E vabbè. E poi abbiamo un budino. Eccoci qua. Poi andiamo avanti. Abbiamo un cuore. Non uscirà mai sto cuore. Aiuto. Oh, eccoci qua. Bello. Sì, dai. Può andare. Abbiamo quest'altro milkshake qua. Wow, questo è uscito bene. Vedi, mi piace molto di più liscio senza glitter che con i glitter, è più realistico. Bello. Poi, alette, che è da un po' che non le facevo. Eccole qua, due azzurre, glitterate, trasparenti, e due questo violetto qua, fucsia. Che colore è questo? Fucsia. Oh. Sì, dai, non sono malvagi, però è un colore un po' forte, fortino. Però sbrilluccicano tanto, eh. Poi cosa abbiamo ancora da aprire? Questi abbiamo già aperti. Fiocchi, fiocchettini, la luna. Abbiamo questi. E basta. E gli orsetti lavatori là. Ok, allora apriamo questi intanto. Secondo me questi per le decorazioni sono bellissime. Partiamo, la farfallina è uscita fuori. Che carina! Altra farfallina. Altra farfallina. E questo stampo non so dove l'ho preso. Forse l'abbiamo preso in quel posto lì dove costa tantissimo la roba, Marco. Come si chiama? Zodio. Forse l'ho preso da Zodio questo stampo qua. Boh. Tanto tiro fuori tutte le stelline, le farfalline, poi passiamo ai cuori. Li tiro fuori prima tutti e poi ve li mostro. Se ho su stampo sarà anche bello, però non è molto comodo, eh. Ammazza. Sto
qua non uscirà mai. Ecco. Oh, che carini, cuoricini. No, queste per le decorazioni sono proprio l'ideale. Cioè, guardate che carini che sono. Per le decorazioni sulle cover. Cioè, io li trovo carini. Che dite? Oh, carini, sì, ci piacciono. Poi abbiamo la stella verde. Aiuto, aspetta che chiamo l'aiuto del pubblico. Marco! Puoi venire per favore, aiuto del pubblico? Perché mi sta a rompere le dita? E Mi appena in arrivo. dai. Amore, sparami fuori tutti questi fiori. Qua sul tavolo, grazie. Sì, era che mi sparo sul balcone. Bravo, amore. Spingi giù. Se magari ti fai vedere pure che fai questi lavori. Marco, ma non di qua, amore, di qua devi E spingere se giù. me lo dai così, io spingo. Ce la fai? Il The fox and the cat, il gatto e la gatto volpe. della volpe. Dove sono sti fiori? Dove sono sti fiori? Uno, qual è l'altro? Due, guarda il Total White, quanto è bello. Marco, cosa ne pensi del Total White? Total bello. È vero? Mi piace, no, a me. Ma Sì. adesso non rimangono anche le stelle? Eh? Anche le stelle? E certo, amore, che le vuoi lasciare? Perché le lasci le stelle? Sono durissime queste stelle, eh? Ah, oh, guarda che carine! Ma anche verdi, non so, ma cioè, è uscito un po' un verde acido, mi è uscito, eh? Perché le volevo usare per lo Starbucks, ma... Non lo so, secondo me quelle gialle sono più carine. Che dici? Sì, Se uscissero. gialle sono più carine. A morte sua il giallo della stella, dai. Il giallo con la stella è la morte sua. È vero, amore? Ma non mi sembri tanto convinto. Vabbè, comunque, queste sono tutte le decorazioni, no? Che userò per le prossime cover. Sì, che carine. Ti piacciono? Vabbè. Poi abbiamo gli orsetti gommosi qua. Che anche questi faranno da decorazione. Magari qualcuno lo faccio diventare orecchino, ma vedo. Oh, guarda che bello questo. Sembra proprio un orsetto gommoso. No, questo stampo è fabulous, eh. Ci ho pagato niente su AliExpress. Ci ha messo un po' ad arrivare. Però guardate che carini. Sono proprio bellissimi. Sì. Ci piacciono. Questi col colore pieno sono usciti con tutte le bolle. Mannaggia, peccato perché era uscito un bel turchese. Chiaro. Invece questi qua trasparenti sono usciti più senza bolle. Guarda che carini anche questi rosa. Poi abbiamo queste altre rosa, più chiaro, sempre con le bolle. Ah, questo è uscito senza bolle. Strano ma vero. Vabbè. Poi due. Ah, che carini questi. Bianchi con i glitter rosa e due bolle, bene. Questi arancioni gialli, wow, sembrano proprio gommosi. Belli. Niente, mi sa che questi li farò sempre così, gommosi proprio, color gommoso, perché questi qua con il colore pieno sono usciti. Eh? Color gommoso, Marco, è bellissimo, guarda questi rosa, sono stupendi, questi fucsia. Allora, quelli col colore pieno sono usciti con le bolle, mentre questi qua... Color gommoso, come l'abbiamo rinominato, il color gommoso, e sono usciti stupendi. No, no, ci piacciono assolutamente. Sì, ci piacciono. Sì, ne ho fatti due per ogni colore, almeno due per ogni colore, perché giustamente volevo farci gli orecchini. Però non ho neanche un turchese. La prossima volta voglio fare turchesi. Questo solo uno bianco.
con una zampa mozzata praticamente, perché c'è una bolla gigantesca. Poi questo giallo. E poi abbiamo questi verdi, che ho avanzato il colore. Allora, i miei preferiti sono, cioè alla fine della fiera, sono questi rosa, vabbè, per forza. Che ve lo dico a fa, cioè, ditemi se non sono mangiabili, quasi. Cioè, color mangiabile è questo. E poi questi gialli. Cioè, proprio color gommoso, eccoli qua. Sono bellissimi. Belli, belli, belli. Sì, ci piacciono. Va bene, la top 10 di oggi. Qual è la top 10 di oggi? È la top 10 di oggi qua che vogliamo fare. Pieno. Pieno, allora, la rosa c'è more. Poi, questo fiocco, anche se è uscita la macchia nera in mezzo alla via, c'è more. Poi. Vabbè, questo orsetto gommoso per forza. Quest'altro orsetto gommoso per forza ci annega pure lui. Questa cioccolata azzurra è bellissima. Mi sa che viene a piovere. Questo total white fiocco ci piace. Poi abbiamo, ah sì, queste alette mi piacciono tantissimo. Poi un ghiacciolino, sì, ma sai che cosa mi piaceva tanto? Questo qua, sì, ci mettiamo anche lui. E poi niente, ragazzi, e poi qua le decorazioni che mi piacciono tantissimo, soprattutto questi rosa. Questo rosa mi piace, questo, il fiorellino bianco e la stella gialla. Beh, io direi che tutto il resto è accettabile, però beh, anche sto fiocco, che gli vuoi dire? Allora ci mettiamo la luna. Bene. Allora, ragazzi, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, anche le mie creazioni. Alla prossima, ciao!